Signori, dopo tanto tempo, torniamo con delle ultime ore su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Tanto tempo per me, perché sono stato in vacanza. Oggi, ragazzi, è uscito il numero di Korokoro e sono state annunciate nuove forme di Alola e nuovi Pokémon. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Abbiamo come primissima cosa un Pokémon molto curioso, un Pokémon Castello di Sabbia, possiamo chiamarlo così. Si chiama Tsunaba e la sua evoluzione invece è Shirodezuna, che praticamente è sostanzialmente quello un po' più grande. Sono entrambi di tipo spettro terra. Diciamo che di questi due Pokémon qua mi piace l'idea, però boh, non lo so, mi sembra un Pokémon molto stile Vanillite e Vanillish, cioè ispirato a qualcosa che boh, non si presta molto a essere un Pokémon. Però non so bene cosa pensare in questo primo momento di questo nuovo Pokémon, non mi convince molto. C'è poi anche la pre-evoluzione di Beware, l'orso, che voi sapete che non posso sopportare. Stessa cosa vale per questo coso qua, non mi piace per nulla, devo essere sincero. Si chiama Nuikoguma, ovviamente questi qua sono i nomi giapponesi, e sarà di tipo normale lotta come la sua evoluzione. Ma le cose belle sono altre, signori miei. Infatti è stato annunciato anche un altro Pokémon, un Pokémon molto curioso, perché si tratta di una sorta di pesciolino, possiamo dire, chiamato Yowashi, ovviamente sempre in giapponese, Pokémon di tipo acqua, che a quanto pare è in grado di cambiare il suo aspetto nel momento in cui, diciamo, si trasforma in un pesce molto più grande. Sembra a prima vista avere qualcosa che mi ricorda un piccolo vulcanino sopra. Non riesco a capire bene da questo screen se è una pinna o se potrebbe essere qualcosa di più. Sembra un sottomarino, sembra tipo metallico, quindi io sinceramente gli darei un tipo acqua metallo in futuro. E poi, signori, passiamo alle forme di Alola. Forme di Alola ne sono state annunciate ben due, quelle di Meow e quelle di Marowak. Per quanto riguarda Meow, ragazzi, abbandona il suo tipo normale ottenendo il tipo buio. A quanto pare, infatti, è stato allevato in sostanza da una famiglia di Alola delle zone, diciamo una famiglia reale, che guardando questa cartina potrebbe trovarsi in quella villa che abbiamo già visionato. E niente, questo suo adattamento, diciamo, gli ha portato ad avere il tipo buio. Mentre invece la forma, raga, la forma di Marowak, fuoco spettro, mamma mia, mamma mia, che figata. Fuoco spettro è qualcosa di impressionante. Sviluppata questa forma per resistere ai predatori naturali, ma che cosa bella. Cioè, ad Alola c'è il sole, c'è il fuoco, e Marowak è diventato di tipo fuoco. Ragazzi, sono felicissimo, perché Marowak è sempre stato uno dei miei Pokémon preferiti, diciamo. E adesso con questa nuova forma, con questa nuova caratterizzazione, ma non vedo l'ora di vederlo, ragazzi. Ultima cosa, finalmente è stato rivelato il team malvagio, Team Skull, Team Teschio. Sembrano dei pirati, direi che sono dei pirati, senza il sembrano. Sono un po' deluso, devo essere sincero, perché mi aspettavo qualcosa di più correlato al sole e alla luna, qualcosa di più alchemico, giusto per utilizzare un termine che nessuno usa. Però, boh, allora, i capi mi sembrano più o meno ben caratterizzati e non mi dispiace il design, effettivamente. Speravo appunto in qualcosa di più mistico, diciamo, se si può usare questo termine. Il capo a quanto pare si chiamerà Guzuma, mentre quell'altra ragazza, che suppongo sia una sorta di tenente, si chiamerà Burumeri. Infine è stata confermata, anche se non mostrata, la evoluzione segreta di Rockruff, quella strana evoluzione che potrebbe avere quattro forme, che ci verrà rivelata nella sua interezza nel prossimo episodio, nel prossimo numero di Korokoro. Signori miei, le news sono finite qua, i pareri a caso sono finiti qua. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, io sto adorando questa situazione, queste forme di Alola. Arriverà anche un video in futuro in cui parlerò di quelle precedenti, di tutte quelle che mi piacciono, che non mi piacciono, dei miei dubbi, delle mie certezze. E niente, spero che questo breve video vi sia piaciuto, vi aspetto alle 11:30 con il vlog di Liverpool e noi ci becchiamo in un prossimo video!